Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Si è svolto a Livorno il 4 marzo nel comune di Livorno il workshop Livorno Sport e Turismo. Il turismo sportivo come risorsa per l'economia del territorio. Ascoltiamo qualche estratto da questo workshop. Siamo arrivati alla conclusione della prima fase di questo percorso della creazione degli osservatori turistici di destinazione. È per questo che quindi oggi ci troviamo questa giornata di lavoro, questo workshop, perché ha questo tema del turismo e sport. Prima di iniziare a entrare nel merito della giornata con gli interventi, passiamo ai saluti delle autorità presenti. Primo intervento dell'assessore al turismo della provincia di Livorno, Paolo Pacini. Un approccio diverso che parta prima di tutto dal superamento dello spontaneismo, dell'improvvisazione, ma quello di definire una strategia nei confronti di un turismo sostenibile per questo territorio che parta prima di tutto da obiettivi condivisi. Troppe volte anche in questa città abbiamo detto, è stato detto che il turismo è un settore molto importante, un motore sul quale puntare per lo sviluppo in una dimensione di un modello misto di sviluppo stesso, ma a troppe poche azioni ha corrisposto questa condivisione rispetto all'obiettivo in termini concreti. E io credo che di fronte a questi mutamenti, scenari che stanno cambiando tutti i giorni, in termini di trasformazione della domanda turistica, della segmentazione, degli interessi intensificati, bisogna cominciare ad affrontare e a costruire dei prodotti in modo che la città possa diventare interessante, perché lo è, perché le risorse ce l'ha, ci sono tutte, che possono attrarre e creare una più forte che vada in un contesto e in una determinazione di una diversificazione di proposte ma anche di allungamento di stagione, perché questa città rispetto ad altre può mettere in campo dall'analisi che è fatta, la distribuzione delle presenze sono quasi tutto l'anno insomma. Ed ecco il presidente della Camera di Commercio di Livorno, Roberto Nardi. Adesso di Gianni Giannone, il delegato provinciale del CONI. Perché alcune considerazioni su questo tema ritengo che siano doverose. Quando un mese fa circa abbiamo fatto la prima conferenza stampa, abbiamo detto che il CONI, la funzione del CONI sarà quella di essere una cabina di aria di tutti gli sport presenti sul territorio. Dai tante cose oggi vedo tantissime federazioni presenti, le ringrazio, anche federazioni
importanti e personaggi anche importanti del mondo dello sport. Questo qui è la dimostrazione che l'interesse verso l'aspetto del turismo è molto importante. Dicevo, uno dei temi che noi abbiamo subito detto è lo sviluppo del turismo sportivo. Cantato a puntino. Io vi dico che, per esempio, nei giorni scorsi abbiamo fatto un'importante riunione a Piombino, dove con la Torre Marco Farni stiamo discutendo il turismo sportivo sull'isola d'Elba e abbiamo trovato grande disponibilità. Stiamo mettendo in atto tutta una serie di iniziative sul territorio. Ci sono territori che sono molto brillanti, e a Piombino per esempio è uno dei territori che fa un'altissima attività. Cecina lo è lo stesso, l'isola d'Elba lo diventerà, perché per esempio l'isola d'Elba siamo in corsa, proprio sabato e domenica ci sarà l'assemblea generale di tutte le isole del mondo, che si terrà l'isola d'Elba, dove si sta discutendo di organizzare proprio il campionato delle isole nell'isola d'Elba nel 2014. Questo qui per dire che evidentemente la cultura del turismo legata allo sport, una cultura che sta venendo avanti a passi da gigante, e devo dire che anche le nostre associazioni, tutto il nostro mondo è molto attento a questo aspetto. Perché? Perché purtroppo sappiamo benissimo che tutte le associazioni sono in grande difficoltà, se però si riesce a fare sinergia sicuramente anche per le associazioni si può portare grossi risultati. In Italia sono 30.000 le persone che fanno attività fra agonismo e amatoriale. Bisogna studiare dei modelli nuovi. Ci sono le possibilità per farlo, ci vuole la volontà di farlo. Bisogna che in questa città, che tutti noi ci mettiamo un grosso contributo di idee e di volontà. Livorno è una grande realtà nel mondo dell'atletica leggera. Quando fu fatta la pista allo stadio, si pensò che diventava Livorno il centro di aggregazione di tandem. Perché? Perché aveva un campo di gara dentro lo stadio, aveva un campo di riscaldamento attivo al campo sportivo. Bene, noi siamo riusciti a distruggere, perché per esempio abbiamo distrutto la pista di atletica leggera allo stadio, cioè abbiamo una pista del campo sportivo in condizioni che oggi non possiamo permetterci di svolgere attività a livello superiore a quello interprovinciale. Cioè abbiamo il miglior gruppo giudiziario, i giornalisti migliori, tutti vorrebbero venire a Livorno per l'ubicazione, per la possibilità di fare manifestazioni in notturne e eccetera. Ci abbiamo questo grande detto. Riteniamo che sia fondamentale il coinvolgimento con le gestioni. E infine Marcella Previti, responsabile degli impianti sportivi del Comune di Livorno. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Si è svolta a Livorno il 4 marzo scorso un interessante convegno sul workshop sul turismo sportivo come risorsa per l'economia del territorio. Abbiamo ascoltato l'assessore alle politiche del turismo del Comune di Livorno, Paola Bernardo. L'impegno questo che intende spingere, diciamo, sulle possibilità del turismo sportivo a Livorno? Sì, intende sfruttare le enormi potenzialità che secondo noi Livorno ha da questo punto di vista, non solo per il numero di impianti sportivi particolarmente
rilevanti che questa città, ma anche per la sua collocazione, diciamo, strategica. Quindi è una potenzialità che ha tutte le caratteristiche per diventare realtà con uno sforzo congiunto di tutte le parti che operano in città, quindi dalle associazioni sportive agli enti pubblici, ai soggetti privati, albergatori. Cioè, pensiamo che sia uno dei canali del turismo da sviluppare e concretizzare. Nonostante il periodo. Sì, nonostante il periodo, e forse anche proprio in considerazione del periodo, nel senso che il turismo sportivo è una realtà comunque già consolidata in Italia, nel senso il numero di eventi e soprattutto le ricadute sui territori che le ospitano è già un dato acquisito. Quindi si tratta di sfruttare un flusso turistico che esiste, sono tantissime le persone che scelgono alcune mete turistiche anche in funzione degli eventi sportivi che ospitano, che vengono ospitati in quelle città. Quindi esiste già un interesse, un'attenzione, una sensibilità di molte persone agli eventi sportivi e quindi la disponibilità a seguire gli eventi dove si svolgono. Ecco, che ruolo ha, diciamo, un settore che è chiaramente in crisi come l'Ippica? L'Ippica potrebbe sicuramente svolgere un ruolo. È evidente che Livorno non è un'isola felice staccata da tutto il resto. La crisi dell'Ippica è un fenomeno nazionale, la perdita, il taglio prima drastico delle risorse pubbliche e poi la perdita dei finanziamenti ovviamente ha messo in crisi un settore che vedeva nella partecipazione pubblica una componente fondamentale. Noi abbiamo un impianto meraviglioso, è chiaro che da solo evidentemente non regge, si tratta di creare intorno all'attività anche ippica una serie di attività che possano essere anche di richiamo e di forza per l'attività ippica. Comunque per Livorno il punto di forza rimangono, diciamo così, le attività rimiere. Le gare remiere rappresentano una tradizione storica, anche quella consolidata. Non solo, ci sono altri eventi che oramai, penso al TAN, no? Al Trofeo Accademia Navale, esistono quindi già degli eventi sportivi oramai da decenni in questa città. Intorno a quelli bisognerebbe costruire un mosaico di ulteriori eventi che possono allora incastrarsi con questi, insomma. Ed ecco l'assessore alla promozione e alle attività sportive, Maurizio Bettini. Assessore allo sport di Livorno, sì. Questo convegno è un convegno importante. Sì, è un convegno importante perché anche attraverso lo sport si possono rilanciare i flussi turistici della nostra città. Anzi, lo sport potrebbe avere come come valore aggiunto quello di destagionalizzare i flussi turistici. Cioè, oggi sono focalizzati chiaramente nel periodo estivo che va da giugno a fine agosto. Attraverso grandi manifestazioni sportive finalizzate anche con contributi regionali si può creare quel flusso appunto turistico sportivo che destagionalizza e permette agli operatori del settore di lavorare tutto l'anno praticamente. Quali sono gli ambiti, diciamo, dove insistere maggiormente? Ma sicuramente noi dobbiamo puntare molto di più sugli sport acquatici invernali, avendo il mare a disposizione. Poi chiaramente in Toscana siamo la provincia con il più gran numero di impianti sportivi, quindi anche tutto ciò che concerne lo sport al chiuso, dalle gare nazionali di pugilato a quelle di pallavolo, basket, potrebbero essere questi i settori su cui puntare. E voglio ricordare semplicemente che abbiamo il più grande palazzetto dello sport della Toscana. C'è una piccola speranza anche per il campo magari più in crisi, quello dell'Ippica? Ma per quanto riguarda l'Ippica, anche quello che leggiamo sulla stampa è molto negativo, pessimista. Mi sembra che l'Ippica sia in crisi strutturale profonda in tutta Italia, da Roma a Milano, a Napoli, e il quadro è chiaro. Qui in carenza di contributi nazionali al settore la vedo molto dura. Anche inventarsi cose nuove, certo, ma si rischia di rimanere nel saltuario, nell'estemporaneo, e non di dare una visione duratura al settore. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.